Gian Nicolacione, al 13° congresso di Radicali Italiani a Chianciano. Siamo in compagnia del tesoriere di Radicali Italiani Valerio Federico e di Marco Belelli, alias il Divino Telma. Ora, qui le tematiche veramente sarebbero tante, l'occasione è ghiotta. Il primo argomento che mi sento appunto in questo parterre di introdurre è l'egolatra. L'egolatra è un concetto veramente assoluto, dogmatico, che va assolutamente approfondito in questa, ovviamente qui, questa intervista, queste due persone. Io partirei da Valerio Federico per in qualche modo, ecco, una domanda: tu e l'egolatra? Ma io devo dire che per me c'è un certo imbarazzo. La questione dell'ego per me ha sempre e da molti anni ha un'importanza ovviamente legata all'infanzia. Naturalmente tutti sappiamo che l'ego è stato ed è ancora, perché è ancora popolare come gioco e che ha segnato la vita di molti, cioè siamo cresciuti con il l'ego, identificando nell'ego e nei meccanismi dell'ego la costruzione che poi sarebbe sfociata nella costruzione della nostra vita, naturalmente. E io ho sempre avuto costantemente il problema a superare il secondo, terzo livello della costruzione dell'ego, anche perché, come molti di noi hanno vissuto, anch'io ho vissuto il dramma dell'impossibilità di acquistare la gru, quella che si appoggia sulla base dell'ego, e naturalmente l'impossibilità di acquistare la gru mi ha portato naturalmente a non essere in grado anche nella mia vita di aggiungere strato a strato e di crescere dal punto di vista quindi politico e personale. Quindi la questione dell'ego per me resta centrale, ma anche dal punto di vista proprio del mio sviluppo, diciamo, psicofisico e psicologico. Beh, qui stiamo veramente parlando di traumi infantili. A questo punto l'esperto non può che non darci una risposta. Allora io mi rivolgo a Marco Belelli, ma se dovessi rivolgermi al Divino Telma dovrei parlare al plurale, manca una fatica. Quindi Marco Belelli amichevolmente me ne scuserà, come possiamo risolvere questo trauma infantile che questo giovane ragazzo, non giovanissimo, apprendista abusivista in qualche modo, perché voleva costruire palazzine con questo, come si può fare a risolverlo? Indubbiamente quello che dice Valerio va colto nella sua essenza. La raffigurazione della gru va sapientemente introiettata nel singolo come nei gruppi, perché la gru assolve ad una funzione di egemonia, di pervadenza, di dominio, di signoria superna. Quindi per ridimensionare e possibilmente eliminare, svellicare l'egolatria, occorre introiettare con forte convincimento la gru, ciascheduno in sé medesimo. Con questo processo di autorigenerazione sarà possibile, procedendo con gradualità naturalmente, ma con necessario tempismo, con determinazione, con impegno suppletivo, sarà possibile spazzare via l'egolatra, ridimensionare le sue aspettative, ristabilire l'equilibrio perduto, l'equilibrio edenico. Dopo questa spiegazione veramente io non ho parole, ovviamente non essendo competente, però vorrei introdurre un altro tema importante. Però la visione edenica è stata veramente una mazzata, è stata una provocazione da parte del mago. Cioè, qua, noi siamo a un congresso politico, dobbiamo cercare di produrre politica, di dare una speranza, un movimento, e lui mi accusa di questo. Io lo trovo insopportabile. Va bene, Valerio, ci sarà un antibiotico. Ho capito, però eravamo d'accordo che la cosa non sarebbe finita con le solite provocazioni del mago. C'è una medicina per questa visione edenica? Il medico lo dice a, non so, dirà all'isola dei famosi o a qualcuno, non lo so. Ed
Edenico va interpretato nell'unico senso possibile nelle presenti circostanze, il ritorno alla verginità perduta, alla giovialità primordiale, allo stato di natura inteso come... La giovialità mi è stata sottratta con la mancanza della gru nel tentativo di passare dalla prima alla seconda fase della costruzione della base del... Scusate, ma qua stiamo parlando di un tempo precedente a Benedetto Croce? Perché io mi sto perdendo. Adesso parliamo di provocazioni, insomma. Io credo di fare un'intervista seria, adesso mettiamo dentro anche Croce. No? Io ero rimasto che all'inizio dei tempi c'era con Benedetto Croce? No, all'inizio dei tempi c'era la purezza primordiale. Se noi nella purezza primordiale inseriamo degli elementi allogeni... Quali il Lego? Quali il Lego? Il Lego può essere uno dei tanti, naturalmente. Quindi se noi inseriamo questi elementi che sono oggettivamente distonici e quindi creano una situazione di incomunicabilità e di inconciliabilità fra i diversi soggetti partecipanti all'operazione. Ecco perché dicevamo che è necessario introiettare la gru per poi spazzare via tutte le forze residuali e ritrovare l'equilibrio. Ma io, gli elementi allogeni non sono quelli allucinogeni? Sono d'accordo con il mago. Io non ho mai utilizzato nel periodo dell'ego sostanze allucinogene. Ho iniziato dopo il trauma della gru, ma questo era evidente già dalla prima volta che ci siamo parlati con il mago. Lui conosce, diciamo, il mio vissuto. Hai un viso, deve essere un trauma recente questo, perché ti vedo un po'... No, beh, recente, parliamo di una ventina d'anni fa, io ho giocato con l'ego fino ai 25-27 anni. Ragazzo precoce. Sì, sì, diciamo, ho conosciuto molto di quello che sarebbe stata la mia vita in questi termini, però è ora anche di passare a quello che conta di un congresso di questo genere, no? Perché qua c'era una questione importante che tu volevi sollevare. Allora, sì, una questione importante che abbiamo sentito nel comitato, rapidamente, però mi dovete dare un vostro parere. Allora, ci sono delle truppe cammellate? Io ho visto i cammelli qua fuori, quindi per forza ci devono essere truppe cammellate. Allora, qualcuno che ha ottenuto delle tessere gratis. Allora, questo qualcuno può votare, essere votato? Cioè, io a dire la verità non sarei d'accordo, perché mi hanno una volta regalato dei cioccolatini, io mi sono impegnato a mangiare solo il ripieno, perché non stati regalati, non l'avevo comprati. Tu cosa ne pensi? Ma è la solita storia del ripieno, l'abbiamo ripetuto da anni, è un'accusa che viene fatta puntualmente a tutti i tesorieri, c'è il problema del ripieno scambiato con delle tessere. Io l'ho già detta questa cosa, noi siamo un partito garantista, non mi pare che questo sia, come dire, una cosa accolta da tutti. I ripieni sono stati messi a disposizione di tutti, chi ha voluto ha pagato le tessere a chi acquistava il ripieno. A questo punto non so se questa si tratta di un'iniziativa dal punto di vista politico, come dire, discutibile. Per me è trasparenza, io ho fondato la mia tesoreria sulla trasparenza e anche sulla trasparenza dei ripieni, delle merendine, dell'ego. Se è trasparenza deve essere trasparenza fino in fondo. Divino. A noi sembra che il problema sia marginale ed irrilevante, perché le tessere sono soltanto dei pezzetti di carta che non possono essere negati a nessuno. Che lui abbia o non abbia donato o venduto o imprestato o dato a noleggio 100, 200, 300 tessere, che differenza fa? Perché voi potete votare tutti insieme, voi, no? Sì. Certo, certo. Ah, ma non paga la doppia tessera il Divino? No, doppia, credo che il suo noi sia molto più vasto, no? Quindi può condizionare l'esito in modo decisivo di un congresso, mi pare. Ma l'esito di questo congresso è notoriamente già condizionato, come tutti i precedenti congressi e come tutti i futuri congressi di radicali italiani, per cui... Partito di Vaticinio. I congressi di radicali italiani non sono mai stati democratici nel senso etimologico,
Non è democratico presentarsi come voi fate in 20 e votando una sola persona, però in questo senso. È marginale, è irrilevante, perché quello 20 in più, 20 in meno. No? Sì, diventa una truppa cammellata, devo dire la verità. 20 in uno è un concetto puramente teologico, quindi non entra il concetto nel meccanismo politico. Quanto al discorso poi delle tessere vendute o non vendute, assolutamente marginale, invece è sostanziale il fatto in sé, il fatto di sapere come si concluderà questo congresso. Si concluderà come tutti i precedenti congressi, perché non c'è mai stato un congresso di radicale, poi variamente modulato con aggettivi che cambiano, ruotano, si ripropongono. Tutti comunque hanno sempre avuto un comune denominatore, cioè la gru. La gru è sempre stato indispensabile che ci fosse il supporto della gru, e quindi allo stesso modo finirà questa volta. E allora, quindi, con un meccanismo che oserei dire ellittico, come siamo partiti? Siamo partiti da questa gru, siamo tornati alla gru. Quindi a questo punto in qualche modo gli spettatori di Liberi TV sono stati informati che qui a Chianciano con la gru si costruiranno che cosa? Le mura dei nuovi radicali? Del futuro radicale, che si fonderà sul gruppo del mago, il gruppo che il mago ha portato e porterà a esprimersi, no? Nel suo complesso, mi pare. Sarà univoco. Non esattamente, si fonderanno dei nuovi equilibri che sono l'esatta riproposizione dei precedenti equilibri. Sono sempre le stesse persone collocate in caselle diverse. Grazie a tutti, a questo punto potete anche arrestarci, restituiamo la linea alla regia.